da Blu-ray dal momento che lui è assessore anche a Blu-ray da più. E facciamo la terza, così. Prego. Allora, anche in questo caso, non so se devo parlare con lei o con il dirigente. Lei sa che c'è stata la scadenza dell'affidamento recentemente, dell'affidamento delle strisce blu, della gestione dei parcheggi delle strisce blu, che era affidato alla Blu-Delta a febbraio. C'è stata una proroga per la termine dirigenziale per ulteriori 2 mesi. Mi andrebbe di fare delle domande, perché delle domande, ad esempio, che lei non so se lo sa, ma sa che qui, diciamo, le altre, le chiedo se sia vero, poi dobbiamo perfino dubitare, che i dipendenti della Blu-Delta svolgano delle mansioni che non sono nemmeno quelle previste, diciamo, tra i vari servizi cosiddetti accessori. Cioè, vigilanza anti-Covid. Questa è soltanto una domanda per sapere se sia vero o meno, perché sarebbe, diciamo, non essendo previsto, non essendo tra i servizi accessori, queste cose, insomma, sono un po' un'anomalia. Ma dal momento che ci sono ulteriori 2 mesi, tra un po' comincia la stagione estiva, come intendete procedere sul servizio? Anche qui andiamo di proroga in proroga, oppure cominciamo a tenere un po' di più alle persone che lavorano dentro la Blu-Delta, nel senso di diamo un minimo di sicurezza, possiamo sapere eventualmente ci fosse un bando che viene fatto, perché non è detto che rientrino, non lo sono, essendo cooperative degli imprenditori, e quindi non è detto che, soprattutto se sono anche soci, che possano essere rilevati. E quindi da un lato il servizio, da un lato come intende procedere il servizio e come intende lavorare tutti i ragazzi che futuro si intende dare anche a questi ragazzi per il servizio stesso. Io vedo, consigliere, che lei mi fa sempre domande tecniche, ok? Allora, lei si sente? Mi fa sempre domande tecniche. Alle domande tecniche, io non sono nulla, capisce quello che le voglio dire? Cioè, come si fa il servizio, su queste cose intervengono i dirigenti. A lei mi deve fare domanda politica. La domanda politica è: questa amministrazione gli interessa la tutela dei posti di lavoro? Cioè, sicuramente. Io penso che si stia sfiorando il surreale. Io penso che stiamo sfiorando veramente il surreale. Cioè, saranno qui, io lo faccio di 2 anni. La domanda è: come si intende gestire questo servizio per i prossimi mesi? È una domanda tecnica. Si va di proroga in proroga o ci sarà un bando? Il lavoratore si sta prevedendo quindi di tutelare i lavoratori? No, sì, la retorica risposta, vogliamo tutelare, chi non vuole tutelare i lavoratori? Come? Lei assessore, come? Voglio capire, questa è retorica, una domanda tecnica. Consigliere, allora le rispondo per l'ultima volta. No, e ancora già me la risposta, no, io le rispondo per lui.